Fra i pregi maggiori che vanta Castellammare è l'abbondanza e bontà delle acque dolci. Fin da tempi di Columella, essa andava superba di un tal pregio. Fontibus e stabie celebres. Ma la Castellammare descritta dal vino non esiste più. Lunghi ed inesorabili decenni di malgoverno l'hanno penosamente deturpata. Il mare non è più azzurro, il Sarno è una fogna a cielo aperto. Le sorgenti termali rischiano di essere contaminate dai pozzi neri. L'acqua potabile è imbevibile. Sul finire degli anni 60 sorge a Castellammare il nuovo complesso delle Terme Stabiane, un istituto termale progettato per essere il più moderno d'Europa. Tuttavia, come tutti gli ori di Napoli e dintorni, anche questo progetto di rilancio del territorio e perché no, di riscatto di una terra sottovalutata e vilipesa, si risolve in un tentativo quanto mai velleitario. Lo stabilimento termale è chiuso da più di 8 mesi e l'incuria, unita alla mancata sorveglianza degli immobili, hanno già dato i loro amari frutti. Le vasche per le cure idropiniche, quelle vasche che dovevano essere le migliori d'Europa, sono piene solo di milma. Gli atti vandalici si susseguono, armadietti divelti, morbiglio distrutto. Gli enormi saloni, lasciati alla rabbia di non si sa chi, sono ormai solo un pallido fantasma della grandezza passata. Dalla loro apertura, le terme raramente chiusero un bilancio inattivo, ma fortuna volle che fossero nate come partecipata comunale. Pertanto, l'amministrazione stabiese, spesso sospettata di sfruttare le terme per scambi clientelari, si preoccupò sistematicamente di anno in anno di ripianare i debiti accumulati dall'istituto. Attualmente il deficit accumulato dalle terme di Stabia ammonta a circa 4 milioni di euro, ma questa volta anche le casse comunali sono vuote. Comincia così la tragica storia di 230 dipendenti, condannati ad un futuro più che mai incerto. Nel dicembre 2011 ai lavoratori è stato accreditato il 20% dello stipendio. Nel periodo gennaio-settembre 2012 ne è stato corrisposto solo il 26%. Preso atto delle difficoltà economiche, a partire dal novembre 2012 l'azienda concorda la cassa integrazione. Tuttavia, anch'essa viene erogata in maniera saltuaria. Il momento più drammatico della vicenda Terme si tocca con la caduta dell'amministrazione Bobbio. Lavoro, 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 lavoro. Con essa, infatti, sparisce la possibilità dell'approvazione del bilancio che avrebbe permesso la ricapitalizzazione dell'istituto termale. Si apre così un nuovo capitolo della politica stabilese. Il comune viene commissariato, tutto è fermo. Fallimento della città, rappresenta il loro futuro, è una vergogna che nessuno si interessa delle terme, è una vergogna che ci hanno abbandonato. Con la neoeletta amministrazione Cuomo si riaccende la speranza per i termali, tuttavia il nuovo sindaco si scontra con una realtà più grave di quanto si potesse aspettare e annuncia l'intenzione di privatizzare l'ente termale. Nel frattempo gli atti di vandalismo continuano. E alla polizia che aveva detto? La polizia ci ha dato supporto dicendo non vi preoccupate di questa cosa, cercheremo di sensibilizzare noi ulteriormente la prefettura che noi ci avevamo allertato e ovviamente anche loro come istituzioni cercheranno di fare il loro dovere nei confronti del sindaco e quindi nei confronti delle istituzioni. Però noi abbiamo detto guarda, non abbiamo più tempo da perdere, non abbiamo più diciamo situazioni su cui poter diciamo discutere ulteriormente, abbiamo la necessità di avere delle risposte. Vere o assolute. Io sono dell'opinione che innanzitutto non riesco a capire chi possa avere interesse a fare atti di vandalismo. Quindi questi atti di vandalismo mi lasciano un po' perplesso. Penso che probabilmente ci sia anche qualcuno dietro
che voglia esasperare ancora di più la situazione. Io ho parlato chiaro durante la campagna elettorale e ho detto che l'unica possibilità che hanno le terme per riprendersi è quella che siano privatizzate, perché il comune di Castellammare di Stabia non ha la forza economica per ricapitalizzare la società Terme di Stabia. La novità è che riusciamo a sapere in tempo reale quello che accade e per me questo è un bel segnale veramente di democrazia partecipata. Il sindaco, che ricordiamo è appena un mese che si è insediato e che da pochi giorni ha varato la sua giunta, ci sta informando, ci sta raccontando, ci ha detto anche che lui ha la capa tosta e che quindi il problema, la problematica delle terme inserita nel contesto della città è alla sua attenzione e gli crediamo, perché in effetti in pochissimi giorni già si sono messe in moto alcune nuove iniziative come l'incontro importantissimo appunto con Caldoro. Noi siamo usciti oggi, non abbiamo queste possibilità, l'unica possibilità che abbiamo è di privatizzare. Ovviamente nel bando si metterà chi dà il canone maggiore, chi dà le opportunità di occupazione maggiori, quello sarà il soggetto che inizia l'attività, ma non significa che non si possano raggiungere anche 300 unità. Ma io attualmente non è che posso stabilire e dire al privato, a privaticamente. Yam tari 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 E ho risolto un primo problema, il problema dell'assessorato al bilancio, individuando nel dottor Mario Marasca, che è alla mia sinistra, la persona giusta. Perché? Vi spiego anche il perché. Mentre aleggia lo spettro della privatizzazione, il sindaco Cuomo prepara la sua squadra di governo e nomina assessore al bilancio, con delega alle partecipate, il dottor Mario Marasca, ex direttore generale delle terme. Questa nomina genera preoccupazioni e sospetti nei lavoratori termali. E la cosa più grave è che il sindaco ha nominato come assessore una persona che dal 2008 al 2010 ha gestito l'azienda Terme di Stabia in qualità di direttore generale, ha voluto per scelta, per opportunità, non spetta a me certamente decidere, però non ha pagato di fatto gli stipendi, non ha pagato i contributi, non ha pagato i fornitori. Se ci troviamo nella situazione praticamente anche della mancanza di energia elettrica, dobbiamo anche ad una scelta fatta all'epoca in cui fu cambiato il gestore, diciamo, dell'energia elettrica, si passò dall'Enel alla Fontel, che è una società che praticamente, guarda caso, in quel caso faceva anche da fornitore per l'ente comunale. Diciamo che è un caso. Poi ognuno, diciamo, fa le indagini e poi ovviamente chi è preposto a fare tutta una serie di cose. Nello stesso tempo è la stessa persona che ci ha pignorato i conti, diciamo, correnti aziendali, non ci ha quindi permesso di avere, diciamo, degli emolumenti che l'azienda si è apprestata a dare tramite le rimesse, diciamo, dell'ASL. Ha pignorato presso terzi, quindi presso il comune, per degli emolumenti che lui dice di dover avere e che l'azienda non gli ha dato per la crisi economica finanziaria, però ha pignorato il comune. Il fatto grave è questo, che avendo pignorato il comune, in un certo qual senso, oggi lo stesso comune lo nomina praticamente assessore al bilancio, ma anche con la delega alla partecipata. Per quanto poi riguarda
la riflessione fatta dal funzionario rispetto all'assessore. L'assessore, quando ha lasciato le terme avevano 800.000 euro di perdite, con 800.000 euro di riserve, quindi non è vero quello che ha sottolineato. Tuttavia c'è in me grande fiducia nell'assessore Marasco, e proprio con lui cercheremo di individuare invece perché la situazione è precipitata. Voglio ricordare a tutti che prima dell'ultima fase guidata da Bobbio, già il centro-sinistra aveva previsto l'ipotesi della privatizzazione, perché aveva compreso che oramai non avevamo più la potenza economica per gestire le terme, e si era compreso che le attività imprenditoriali devono essere gestite da coloro i quali fanno questo per mestiere. Salvate le persone che indicherà nel progetto, che indicherà il miglior progetto di privatizzazione, con l'impegno, si trovano veramente in una situazione disperata, infatti gli animi si sono abbastanza infervorati. Insomma, è evidente che quando per mesi manca lo stipendio, un reddito nella casa, quando alla famiglia viene a mancare la possibilità per esempio di pagare una rata del mutuo e di mandare i propri figli a scuola, si scatena la rabbia che può degenerare in momenti di tensione sociale che non possono essere risolti soltanto dalle presenze delle forze dell'ordine. C'è bisogno che la politica attivi quel suo compito fondamentale ed essenziale di mediatore tra i conflitti e soprattutto di costruzione di proposte per uscire dalle difficoltà. La tensione che è venuta fuori questa sera durante l'assemblea aveva i volti molto spesso di donne che stagionali per più di 20 anni hanno in qualche maniera garantito la sopravvivenza alle proprie famiglie. Noi a queste donne, a questa precarietà vogliamo dare una risposta, e penso che attraverso il dialogo anche serrato di questa sera si possa dire che abbiamo fatto un primo passo in avanti. Tutti quanti qua sull'appello, perché abbiamo visto principalmente il video del degrado, e diciamo, come cittadini vogliamo ribellarci a questo, vogliamo fare... No, la cosa è nata molto spontaneamente quando Gaetano... Nonostante il quadro preoccupante, i lavoratori, insieme a gruppi di volontari, cittadini unitamente solidali con la causa dei termali, curano il parco idropinico e nel frattempo si chiedono quante responsabilità abbia il comune nel disastro terme. Per denunciare la quota societaria del comune. La quota societaria del comune, allora, se dobbiamo essere franchi e sinceri, è 100%, perché il comune possiede, tramite un principio delle scatole cinesi, l'1,8% della società, il 98,2% lo detiene la SIND, che a sua volta è detenuto al 100% dal comune. Qui, se vogliamo fare il gioco delle scatole cinesi, è così. Se vogliamo essere responsabili, che vedono i soldini a fine anno o a fine mese, noi ci dobbiamo ammalare.
Perché quanti sbagliano, questa gente non viene mai giudicata? Questi non vanno mai in galera. Non abbiamo chiesto come aggancia. Intanto, anche la comunità ecclesiastica si stringe attorno ai lavoratori delle terme, tramite le parole dell'arcivescovo Alfano. Allora, eccellenza, lei è qui oggi a testimoniare la sua vicinanza ai lavoratori delle terme, ma secondo lei c'è una speranza per questa struttura? La speranza ci deve essere sempre, anche nelle situazioni più difficili. Ovviamente la mia risposta non scende nelle soluzioni concrete perché non compete alla Chiesa e non ne sarei nemmeno capace, però noi sollecitiamo la ricerca di soluzioni le più giuste e le più rispondenti ai bisogni dei lavoratori innanzitutto, dei dipendenti che sono preoccupati ovviamente, ma dell'intera città che nelle terme, così come nei cantieri, si identifica per quella che è la sua caratteristica fondamentale, il dono che Dio ha fatto a questa terra, la natura, l'acqua, la possibilità di accogliere anche da fuori, di vivere in modo sereno, giusto, addirittura promuovendo percorsi di vita e di turismo e di sviluppo per tutti. Siamo qui, abbiamo pregato, cercheremo di stare vicini, ci interesseremo, continueremo a sollecitare. Così si costruisce la speranza. Senta, qui si è, tra le tante iniziative di solidarietà per le terme, si è creato anche spontaneamente un comitato, Preoccupai Terme di Stabia, che vuole appunto mantenere i riflettori accesi sulla struttura, organizzando eventi, facendo in modo che il parco soprattutto non muoia definitivamente. In questo la Chiesa può essere vicina, può aiutare a organizzare, a portare gente, a fare iniziative di qualunque tipo? Sì, ce lo siamo detti proprio qualche minuto fa con alcuni operatori. Credo che la sensibilizzazione debba crescere molto di più a livello cittadino e anche a livello ecclesiale, perché a volte la speranza è minacciata dallo scoraggiamento, dalla mentalità che serpeggia in tanti, purtroppo a volte anche in noi, operatori ecclesiali, di dire tanto non c'è niente da fare, vincerà chi ha interessi particolari. Non è così. Cercheremo di trovare modalità concrete per tenere acceso i riflettori, ma ancora di più le coscienze. A questo punto, ai lavoratori non resta altro che la solidarietà umana, un forte senso di resistenza ed una speranza che fugge via come acqua stretta in un pugno, quella stessa acqua che rese Stabia celebre per le sue fonti.